è lo Straducato, il gran stabile dei due Ducati, in due città, Lucca e Parma, distanti in linea d'aria 106 km, vicine oggi a una possibile promozione alla Cognato a Tiso di Turbo nella Serie B, quella del prossimo anno. La direzione della gara è affidata dal signor Fabio Piscopo della sezione Aria Liberia. Assistenti dell'arbitro sono i signori primo assistente Luca Solazzi della sezione Aria di Avezzano, secondo assistente Alberto D'Alberto della sezione Aria di Teramo, quarto uomo Federico Dionisi della sezione Aria di Capita. Parma Calcio 1913, a Parma Calcio origine 1913 come Parma Football Club e diviene Parma Associazione Calcio nel 1970. Nel 2015, a seguito di fallimento, è nato l'attuale club denominato Parma Calcio 1913, che ha ereditato il blasone di intera tradizione calcistica locale. I colori sociali sono il bianco, il nero, il giallo e il blu. Sono anche conosciuti come Crociati, Ducali e Giallo Blu. In questo ultimo campionato abilitato nel girone A, dove ha concluso al secondo posto con 70 punti, dietro il Venezia 80 punti già promosso in Serie B. Si è qualificato a questo quarto di finale eliminando in Piacenza nella stracittadina 0-0 fuori, 1-0 in casa. Vi comunichiamo la formazione della squadra del Parma. Con il numero 25 Pierluigi Frattali, con il numero 2 Simone Jacoponi, con il numero 4 Francesco Corati, con il numero 6 Alessandro Lucarelli, con il numero 9 Manuel Nocciolini, con il numero 10 Ives Pagliaie. Con il numero 11 Gianni Monari, con il numero 17 Valerio Di Cesare, con il numero 18 Emanuele Cavaiò, con il numero 29 Manuel Scavone, con il numero 32 Luigi Scaglia, allenatore signor Roberto D'Aversa, a disposizione in panchina con il numero 1 Cristaps Sanders, con il numero 3 Lorenzo Saporetti, con il numero 7 Pasquale Mazzocchi, con il numero 8 Davide Giorgino, con il numero 13 Matteo Scozzarella, con il numero 20 Davide Sinigaglia, con il numero 23 Giacomo Ricci, con il numero 26 Mohamed Colì, con il numero 28 Lorenzo Simonetti, con il numero 31 Michele Messina, con il numero 36 Simone Edera, con il numero 33 Alone Fali, dirigente e accompagnatore Alessio Pagnini. La Lucchese è ancora di scena nel suo stadio in Forte Lisa per una gara di grande importanza quale il quarto di finale playoff per la promozione alla Serie B. Nel suo Forte Lisa, gradito ai limiti della capienza consentita, è impegnata in una impresa affascinante e attorniata, sostenuta, incitata dal suo pubblico delle grandi occasioni e di appuntamenti storici, ha corso a manifestare tutto l'orgoglio rossonero, a vivere l'atmosfera, le emozioni di questa partita tanto attesa e dal profumo inconfondibile della favolosa Serie B. Ed ecco ora la squadra di casa, la squadra rossonera, la pantera, la Lucchese! Con il numero 22, Tommaso Nobile! Con il numero 2, Cristian Davanti! Con il numero 6, Ciro Capuano! Con il numero 10, Jacopo Fanucchi! Con il numero 11, Gianluca Tauria! Con il numero 15,
il capitano Matteo Nole. Con il numero 16 Mirko Gruccini. Con il numero 19 Marcos Espece. Con il numero 24 Luca Cecchini. Con il numero 28 Gianmarco De Feo. Con il numero 29 Castriot Dermaco. Allenatore signor Giovanni Lopez. A disposizione in panchina con il numero 1 Giuseppe Di Masi, con il numero 4 Federico Brusacca, con il numero 5 Marco Maini, con il numero 7 Mario Perlonghi, con il numero 8 Nicola Mingazzini, con il numero 9 Simone Raffini, con il numero 12 Mirko Ronchi, con il numero 17 Andrea Bragatin, con il numero 18 Alessio Cannoni, con il numero 20 Mario Gargiulo, con il numero 25 Edoardo Nottoli, con il numero 27 Simone De Martino, dirigente accompagnatore signor Fanni Pessotto.